E oggi abbiamo un grande ospite. Abbiamo un calciatore, un ex calciatore, 237 presenze in Serie A, oggi fa l'avvocato, lavora alla Luis, intanto lo stiamo vedendo, vediamo se... eccolo qua. Stopper. Un ex calciatore della Lazio, un ex calciatore della Juventus, adesso un grande avvocato esperto in diritto sportivo. Buongiorno Claudio. Eccolo qua, Guglielmo Stendardo. Eccoci qua, come stai Guglielmo? Bene, bene, tutto bene. Bene, che maglia hai lì dietro? Questa è del Bayern Monaco e dietro è quella dell'Atalanta. Ah, quella dell'Atalanta. Immagino che per te, che hai vissuto 5 anni della tua carriera a Bergamo, sia anche un momento particolare, se vogliamo anche partire con un pensiero per la città di Bergamo, per quello che sta soffrendo in questo momento. Sì, non è un momento bello, un momento tragico, non soltanto per Bergamo, Brescia, per la Lombardia, ma credo un po' per tutto il paese e anche in ambito mondiale. Questa pandemia ha investito tutti senza fare distinzioni, anche il mondo dello sport, gli atleti, e quindi noi in questo momento dobbiamo soltanto cercare di stare vicino con estrema solidarietà alle famiglie delle vittime, a tutti i medici, a tutti gli infermieri che in questo momento sono i veri eroi. E quindi nelle avversità un popolo, soprattutto come quello bergamasco, sta dimostrando di avere una grande forza e di saper reagire alle avversità con grande dignità, con un senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto quel popolo, no? Io che sono stato a Bergamo tanti anni conosco molto bene quella realtà e credo sia una realtà esemplare un po' per tutti gli italiani, perché per la cultura del lavoro, per il senso del dovere, io credo che i bergamaschi sotto questo punto di vista siano davvero esemplari. Certo, ci sono tanti saluti per te, saluto anche Chiara Mormile, che è una grande top athlete del Sport Luis, che si è collegata adesso, con cui saremo prossimamente in diretta sempre su Luis Sport Live Talk. Saluto Ruben Polselli, che tu conosci, era il mio pivot quando io giocavo a pallacanestro e ora è un grande tutor di tutti i top athletes. Eccoci qua, perché ogni tanto ti salta la connessione, Guglielmo, spero che vada tutto bene. Quello che ti volevo chiedere è, poi parliamo chiaramente della Luis, vorrei cominciare dal discorso che si sta facendo su tutti i giornali oggi che riguarda il calcio, che tanti dicono, i calciatori professionisti sono delle persone che sono in qualche modo privilegiate, però chiaramente lo stop ai campionati porta anche dei problemi. Ora c'è stato quel segnale dato dalla Juventus che ha tagliato 4 mesi, poi con la promessa di ridarle magari 2 nella prossima stagione, quando si comincerà a giocare. Voglio capire, l'avvocato Guglielmo Stendardo, esperto di diritto sportivo, che cosa pensa di questa situazione, che a quale situazione si potrebbe arrivare? Ma Claudio, intanto dobbiamo dire che si sta parlando troppo di soldi, ci stiamo focalizzando troppo sui soldi. Sono state anche queste le parole di Walter Zenga, che ho apprezzato moltissimo. In questo momento parlare di stipendi, di riduzione degli stipendi e di tante altre riforme che il calcio vorrebbe e dovrebbe fare, credo che in questo momento sia una mancanza di rispetto anche rispetto a tutto quello che il paese sta subendo. Però ovviamente noi cerchiamo di fare queste dirette anche per distrarne, no? Un po' chi ci ascolta, e parlare di cose un po' meno importanti. Certo. Il calcio, come dice Mister Sacchi, è la cosa più importante delle cose meno importanti. Ho apprezzato moltissimo le parole del ministro Spadafora quando dice che lo sport non è solo il calcio, e il calcio non è soltanto la Serie A. Ecco, lui dice in questo momento, se la Lega vuole prospettare, vuole proporre progetti di riforma nel mondo del calcio, lo faccia essendo però consapevole di un vero cambiamento che deve avvenire, perché negli ultimi anni ciò a cui abbiamo assistito sono soltanto personalismi, egoismi, interessi di parte che non hanno assolutamente fatto crescere
il sistema, è un mondo in cui io per tanti anni ci sono stato e continuo ad esserci adesso da avvocato. Tornando alla tua domanda, è ovvio che dal punto di vista morale sarebbe auspicabile, sarebbe bello che in questo momento i più fortunati, i calciatori, i super pagati, quelli che in Serie A guadagnano oltre certe cifre, ecco, sarebbe auspicabile se questi facessero un gesto di solidarietà, rinunciando anche a una parte del proprio stipendio, relegandolo a scopo benefico. Quindi beneficenza. Ma ciò dovrebbe avvenire in maniera autonoma. Aspetta, aspetta una cosa, guarda, si vede un po' male la tua connessione, si sente. Non so se sei in un punto della casa dove prende poco, probabilmente wifi, se ci dicono che se riusciamo a migliorare la connessione, Una perché ti cosa, magari sentiamo, ma ti vediamo sfocato. mi sposto. Sì. Stavo seguendo lo spostamento di Guglielmo Stendardo, senza la linea difensiva tutti insieme, soltanto lui stavolta. Vediamo se riusciamo a vederti meglio, perché è giusto anche vederti e non associare soltanto. Luce? Infatti Bruno Maiorano, collega del mattino, mi dice: Willy, ti si sente ma non ti si vede. Ecco, vediamo adesso. Va bene qui? Ancora, ecco, ora un po', ora dovrebbe andare un po' meglio, vediamo, proviamo un po', sì, sempre un po' sfocato, però. Che connessione hai a casa, Guglielmo? No, è ottima la connessione. Sì, Ottima. non lo so, c'è qualche problema di linea, ora vabbè, comunque, andiamo avanti intanto. Ora ti vediamo sempre a scatti, sempre a scatti. Forse prova a togliere il wifi. Proviamo così. Tolgo Forse wifi. togliendo il wifi, forse. Proviamo a togliere il wifi. A volte lo fa in certi momenti. Vediamo se migliora del tutto. Perché abbiamo qualche problema di linea, ricordiamo, con Guglielmo Stendardo che ci segue. Intanto, innanzitutto, dove sei in questo momento? Eccoci qua, ora proviamo a ripristinare il collegamento. Vediamo se. Ecco, adesso è saltato. Si trova a Agropoli, mi dice Bruno Maiorano. Ovviamente, allora aspettiamo un attimo e aspettiamo di ripristinare il collegamento con Guglielmo. Ora l'ho nuovamente rinvitato. Saluto Pietro Tallarico che ci saluta. E vediamo se. Vediamoci. Guglielmo, ci sei? Io ci sono, Oh, ecco, mi vedi? ora ci vediamo. Si vede che c'era un problema generale di linea. Ora si vede benissimo e il nostro pubblico, infatti, dice è contento di questo. Allora, ripartiamo. Quindi, che cosa, il segnale che ha dato la Juve, ok, un segnale importante. Tu dicevi bene le parole di Spadafora. Perché bene le parole di Spadafora? Bene perché lo sport non è soltanto il calcio e il calcio non è soltanto la Serie A. Abbiamo detto che dal punto di vista morale, ecco, sarebbe bello che in questo momento i calciatori, quelli super pagati, facessero un gesto di solidarietà e quindi relegare una parte del proprio stipendio a scopo benefico, magari per gli ospedali della Lombardia e per chi in questo momento sta vivendo, sta subendo un'emergenza sanitaria importante. Se invece tu mi chiedi dal punto di vista giuridico in questo momento, siccome tutti ci auspichiamo che il campionato possa riprendere per terminarlo regolarmente sul campo, in questo momento l'impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte dell'atleta ancora non è stata accertata perché gli atleti in questo momento sono a casa, si Sì. allenano seguendo degli allenamenti dettati dalle stesse società, sono a disposizione delle società. È ovvio che non possono allenarsi come fanno sempre in gruppo, non possono Certo. disputare le partite di campionato, ma tutto ciò è per causa a loro non imputabile. Quindi al momento
la sospensione, la riduzione degli stipendi non potrebbe avvenire in punto di diritto. Anzi, esporrebbe le società qualora... Quindi mi stai dicendo le società non possono in questo momento congelare gli stipendi, di fatto, se non con un atto volontario del calciatore. Assolutamente, sì, che sarebbe una riduzione dello stipendio che andrebbe concordata attraverso un accordo bonario, ma da fare davanti al sindacato del lavoro o stipulando un contratto ex novo. Diverso è se il campionato e le coppe non si concludessero regolarmente, allora a quel punto non solo le società possono chiedere la restituzione della cifra erogata per la prestazione che in effetti non c'è stata da parte del calciatore, ma potrebbero addivenire, come dicevo prima, a una reduzione ad equitatem, cioè a una riduzione del proprio compenso, del proprio stipendio, ma attraverso degli accordi tra società e calciatori. Questa è la panoramica a livello giuridico, quindi aspettiamo, perché ovviamente nessuno di noi potrà sapere, stabilire quando, come e se si riprenderà. Siamo tutti in questo momento schiavi, tra virgolette, di un maledetto virus che deciderà quelle che saranno le sorti non soltanto del calcio, ma un po' dell'economia anche del paese. Sì, io oggi leggevo un'intervista sul, oltre alle interviste tue che ho letto in questi giorni, che hai parlato ripetutamente di questo tema, chiarendo molti aspetti. Luca Ferrari oggi, un altro esperto di diritto sportivo, sul Corriere dello Sport diceva che un calciatore potrebbe anche svincolarsi in questo momento, potrebbe chiedere lo svincolo, perché essendo un lavoratore super qualificato, di fatto non è tenuto ad accettare una riduzione dello stipendio, quindi in questo momento potrebbe anche svincolarsi. C'è anche questa possibilità che alcuni giocatori possano svincolarsi decidendo di uscire dal contratto per una giusta causa? Sì, perché come ti dicevo prima, le società non possono autonomamente in questo momento sospendere il pagamento dello stipendio. Se dovessero farlo, questa cosa esporrebbe le società, come ti dicevo prima, alla messa in mora da parte del creditore, in questo caso sarebbero i calciatori, con conseguente risoluzione unilaterale prevista dall'articolo 13.1 dell'accordo collettivo. Perché la sospensione dei pagamenti, degli stipendi, dice l'accordo collettivo, che è quello che disciplina i rapporti tra i calciatori e le società, può avvenire solo in quattro ipotesi. Quando c'è un illecito da parte dell'atleta, quando c'è un problema di doping, sì, e quando non si rispetta il divieto di scommesse. Sì. Ok, in questi casi le società possono sospendere lo stipendio, ma in altri casi assolutamente no, e questo esporrebbe, come dicevamo prima, e giustamente dice anche l'avvocato Ferrari, il collega, le società a un'eventuale messa in mora con conseguente risoluzione unilaterale da parte dei calciatori. Ecco, salutiamo Paolo Del Bene, che è il nostro responsabile dello sport, Luis, che si è collegato adesso e ci dà il buongiorno. Diamo quindi il buongiorno a Paolo Del Bene. Volevo girare questo aspetto che stavi dicendo sulla risoluzione dal punto di vista delle società, perché già alla scadenza del 16 marzo, e vado soprattutto, mi riferisco a alcune società di Serie C, in tante società hanno detto: noi non possiamo pagare alcuni stipendi. Faccio riferimento al presidente D'Agostino della Casertana, che ha in un comunicato sostanzialmente congelato gli stipendi, che, come dicevi tu, ha delle conseguenze. Tu stavi parlando dal punto di vista dei calciatori, ma dal punto di vista delle società che hanno dei mancati introiti, può essere in qualche modo implicato al virus la giusta causa e quindi il recesso di alcuni contratti? Cioè, le società sono in qualche modo giustificate in questa situazione? Perché ieri mi facevi un discorso anche legato ai diritti sportivi e diritti televisivi, che è molto molto importante, secondo me. Ma guarda, Claudio, occorrerebbe fare un'analisi non solo giuridica,
economica di quello che potrebbe avvenire se il campionato riparte e se il campionato non riparte. Se parliamo di Serie A, se la Serie A dovesse ripartire fra un mese, fra 2 mesi, come tutti ci auspichiamo e come anche il presidente Gravina ha ribadito, il danno che loro più o meno vedono è di 160-170 milioni. Mentre se il campionato non dovesse ripartire e quindi interrompersi definitivamente, il danno sarebbe di 600-700 milioni di euro. Ora, bisognerebbe che gli economisti facessero dessero delle risposte convincenti e soprattutto sicure. Sotto questo punto di vista, Leo Cisotta, che è il fondatore della squadra di calcio con la Loris, stiamo cercando di portare alla luce anche dei numeri che possano dire qual è l'analisi economica del calcio attuale, e non soltanto in Serie A, ma anche in Serie B, in Serie C e nel mondo dei dilettanti, che sono i mondi che ovviamente da questa crisi uscirebbero con le ossa rotte. Però Ecco, ad infatti oggi. Domenico Oricchio, per esempio, ci dice: i giocatori di Serie D come vengono tutelati? Ecco, come vengono tutelati i giocatori di Serie C? Ma i giocatori di Serie C sono ancora professionisti e, come dicevo prima, in Serie A, in Serie B e in Serie C c'è un accordo collettivo che tutela la categoria. In Serie D bisognerebbe un po' seguire quelle che sono le tutele, le norme dell'accordo collettivo tra calciatori e società. Però a oggi tante società in Serie D sappiamo benissimo quanto facciano fatica. Quindi in Serie D bisogna cercare di seguire quello che si sta facendo nel mondo dei professionisti. Come ha detto, riprendo anche le parole del ministro, lui ha detto che metterà 400 milioni di euro proprio nel mondo, nello sport di base, e quindi in tutte quelle che sono le associazioni dilettantistiche. Quindi sotto questo punto di vista noi dobbiamo tutelare ancora di più il mondo dei dilettanti, il mondo della Serie C, perché sono quelli che fanno più fatica. Io ho mio fratello che gioca in Serie C alla Paganese, e ti posso dire che in Serie C lo stipendio medio è di 1.500-1.600 euro al mese, e quindi nel momento in cui sei pagato tutti i mesi riesci ad andare avanti, ma nel momento in cui le società non ti pagano regolarmente, per quei ragazzi, per quei giovani, ci saranno sicuramente, ci sono già delle oggettive difficoltà. Vedremo con la cassa integrazione cosa succederà, perché si sta chiedendo, È possibile per il calcio la cassa integrazione? Perché io, per esempio, parlando un po' con altri avvocati e anche alcuni presidenti, mi dicevano che la cassa integrazione nel calcio è molto complicata perché chiaramente va in coda a tante altre esigenze più urgenti. Secondo te è un procedimento possibile la cassa integrazione nel calcio di Serie C? Si fa l'ipotesi fino a chi ha stipendi fino a 1.500 euro al mese, più o meno. sì, potrebbe essere possibile, però se è meglio di me, che in questo momento non andrebbe a coprire quegli ingaggi che superano certe cifre, andrebbe a coprire una piccola parte. Questo è un discorso che potrebbe valere, secondo me, dalla Serie C in poi, perché in Serie C ci sono tante realtà che vivono con questi stipendi, e quindi in questo caso la cassa integrazione sicuramente potrebbe aiutare. Tant'è vero che Ghirelli sta proponendo proprio questo, no? Per chi guadagna al di sotto dei 50.000 euro potrebbe esserci, l'intervento da parte dello Stato per aiutare queste società, perché è proprio vero che in questo momento ciò che occorre, soprattutto nelle categorie inferiori, è un intervento dello Stato. E sotto questo punto di vista, se torniamo alle parole del ministro, è proprio questo l'intento, cioè 400 milioni da relegare a quel mondo, a quello sport di base, a quelle associazioni dilettantistiche che hanno effettivamente bisogno di questi soldi. Certo, intanto speriamo che Leo Cisotta, che ci sta seguendo in questo momento, continui a fornirci questi dati importanti, perché la LUIS studia anche appunto
questa situazione dei dati. A proposito, tu sei qui con noi perché fai parte del mondo Luis, cioè di cosa ti occupi in questo momento all'interno del mondo Luis? Poi ripercorriamo anche come sei diventato avvocato, come hai studiato tutto questo, perché sei qua? Che cosa fai adesso alla Luis, Guglielmo? Ma innanzitutto io sono orgoglioso di appartenere a una famiglia esemplare come la Luis, perché la Luis è una rarità italiana sotto questo punto di vista, e in ambito accademico e in ambito sportivo. In ambito accademico devo ringraziare il professor Enrico Lubrano che mi ha dato la possibilità di inserirmi nella cattedra di diritto sportivo, dove insegno con altri miei colleghi ed è un lavoro che portiamo avanti da 2 anni. Dal punto di vista sportivo, grazie al direttore Paolo Del Bene, al fondatore Leo Cisotta, ho avuto la possibilità di entrare nel progetto di Luis Sport Academy, che è un progetto di dual career che credo sia un unicum in ambito accademico in Italia. Un po' l'idea è quella di emulare i college americani, no? Certo. E questo progetto ti fa capire che sport e studio possono assolutamente possono coesistere. E quindi, dal punto di vista sportivo, sono il capitano della squadra che attualmente milita in promozione. Bisogna fare i complimenti a Leo Cisotta, Ma a fai sempre il Paolo. difensore centrale? Fai sempre il difensore centrale lì? O hai cambiato ruolo come fanno diversi giocatori che magari si vogliono vedere un ruolo diverso? Com'è Guglielmo No, 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 Stendardo no, nella squadra? difensore centrale perché gli anni iniziano a farsi sentire, mantengo la posizione e cerco di dare quel pizzico di esperienza ai giovani che cercano comunque di fare stiamo cercando di fare un bel progetto, di portare avanti un bel progetto. L'obiettivo non è soltanto legato al risultato, l'obiettivo, così come diciamo spesso con il direttore Paolo De Bene, con Leo Cisotta, è innanzitutto formativo, educativo, cioè attraverso lo sport, attraverso il calcio, dare dei riferimenti sociali, educativi, perché poi all'interno del calcio ci sono dei valori che sono replicabili nel sociale, valori Certo. etici. Tu hai fatto 237 presenze in Serie A, 5 in Champions League, anche con un assist di testa contro il Real Madrid quando giocavi con la Lazio. Ti faccio una domanda secca. Il calcio è un mondo ignorante? Ma non è un mondo ignorante, vi è una microcultura di base, diciamo così, perché purtroppo i numeri ci dicono che se guardiamo i calciatori, il 70% ha la terza media, il 29% ha un diploma e l'1% ha la laurea. Purtroppo soltanto il mio amico Chiellini e qualche altro raro caso riescono a raggiungere la laurea. Io credo che questo sia un problema evidente. Bisogna partire da una rivoluzione culturale sotto tutti i punti di vista. Ecco, io credo che negli altri sport si siano fatti passi avanti rispetto all'istruzione, rispetto alla formazione, rispetto alla conoscenza che i giovani hanno. Nel mondo del calcio, io credo che in questo momento prevalga sempre di più l'aspetto legato al campo, l'aspetto legato al business e si lascia purtroppo in secondo piano formazione, cultura, istruzione, educazione. E credo che sia un peccato perché il calcio poi deve essere qualcosa che dà delle linee guida ai giovani, alle nuove generazioni, Senti, soprattutto quando si è giovani. sì, ma nel tuo passato, a proposito tu hai fatto di tutto per studiare, hai saltato anche delle convocazioni già in passato, già ai tempi del Lecce per laurearti, ma l'evento che ha fatto particolarmente scandalo nella tua storia, nella tua carriera, è stato quando a dicembre del 2012, correggimi se sbaglio, hai rifiutato una convocazione in un Roma-Atalanta, tu giocavi nell'Atalanta in Coppa Italia, per fare l'esame, la prova scritta di esame da avvocato. E lì il tuo allenatore non era molto d'accordo. Il tuo allenatore era Stefano Colantuono e disse che quell'esame si può fare ogni anno, non era una cosa impellente. Mi ricordi quel momento, come l'hai vissuto, come ne sei uscito anche?
Ma diciamo che c'è stato un equivoco, dai, diciamo così, tra me e il mister, che poi è stato superato, però io dovevo assolutamente cercare di fare l'esame di Stato che, come ben sai, è quello che ti abilita alla professione forense. In quel Sì. momento, ecco, tanti pensavano che fosse più importante giocare la partita di Coppa Italia contro la Roma e non tornare a Salerno per fare l'esame di Stato. Io in quel momento non ho avuto dubbi e scegliere la seconda strada, cioè quella che poi mi ha portato ad ottenere l'abilitazione forense, però ho percepito in quel momento da parte del mondo del calcio, poca comprensione. Cioè, in quel momento bisognava, secondo me, mettere in risalto soltanto la parte positiva, e invece in tanti, e soprattutto la parte prettamente calcistica, pretendeva che io, in forza di un contratto, privilegiassi più la parte relativa alla convocazione e non quella relativa alla partecipazione all'esame di Stato. Quindi questo sicuramente mi ha portato tantissima pubblicità positiva, no? Come dicevamo ieri, no, Claudio? Certo, Perché poi certo. si scatenò un clamore mediatico e quindi io devo ringraziare il mister Nicola Coletta Marcona. dice che faceva le giovanili con te del Napoli, dice che già allora, lo ricordi Nicola Coletta, che Assolutamente sì, faceva lo appunto, saluto giocava con con te al affetto. Napoli, dice che già allora ragionavi così, già ai tempi delle giovanili. Quindi dicevi, ti ha fatto bene, insomma, e stai portando una pubblicità positiva, giusto? Sì, assolutamente. Colgo l'occasione per salutare Nicola. Io credo di non aver fatto nulla di straordinario, Claudio. Io ho soltanto cercato di conciliare studio e sport come fanno tanti giovani. Ho avuto la fortuna di nascere in un contesto familiare che mi ha fatto percepire subito l'importanza dello studio e ringrazio i miei genitori, in particolar modo, che mi hanno sempre ricattato affinché io studiassi. Lo E so che dici quindi sempre, che intendi per ricattato? Fammi un esempio di come i tuoi genitori, perché poi io ho visto un video di quando sei diventato avvocato con 285, se sbaglio, su 350 al voto, e lì ti sei anche commosso. Non so quante volte ti sei commosso dopo un gol, ma lì ti è sei anche vero, commosso. è vero. Ma quello che ti volevo dire, ecco, fammi un esempio di come i tuoi genitori ti spingevano, per esempio, a studiare e non solo a giocare a pallone. Ma se non portavo voti positivi dalla scuola, papà non mi portava ad allenarmi con quella continuità e quindi per lui era importante che io continuassi a coltivare il mio sogno, che era quello di diventare calciatore. Però era altrettanto importante che io portassi risultati positivi dalla scuola. Quindi se questi andavano di pari passo, allora mio padre era ben contento di fare anche dei sacrifici, perché poi per i genitori è veramente difficile seguire i propri figli durante questo percorso, no? Un percorso comunque fatto di rinunce, di sacrifici. Io sinceramente non credevo mai di diventare calciatore. Poi pian piano è diventata una cosa seria, ho sempre studiato e alla fine mi sono ritrovato anche avvocato, però anche essere diventato Ma ti avvocato sei per me. ritrovato anche avvocato anche un po' perché alcune cose poi ti sono successe sulla pelle. Per esempio, il tuo rapporto con Lotito, cioè tu hai avuto anche dei problemi da giocatore con la società. In quel momento, per esempio, quando la Lazio ti mise fuori rosa, hai detto io ne devo uscire anche studiando le norme, per esempio? Vabbè, Claudio, chi è che non ha avuto problemi con Lotito? Ma Innanzitutto, no, perché si hanno così tanti problemi con Lotito alla fine? Che no, cosa fa? ma al di là della battuta, Sì. io
ho vissuto sicuramente dei momenti meno belli durante la mia carriera da calciatore, che però mi hanno fatto capire e mi hanno arricchito, perché oggi da avvocato ovviamente io non conosco soltanto la parte giuridica quando vado ad affrontare e a tutelare l'atleta, conosco anche attraverso l'esperienza di vita vissuta quelle dinamiche legate al campo. E quindi questo mi permette di affrontare, ecco, il mio lavoro avendo anche quel quid pluris rispetto a colleghi che sono magari anche più preparati di me, ma che non hanno magari quell'esperienza del campo. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, bisogna prendere dalle avversità le cose positive e trasformarle in opportunità bellissime. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo del nostro direttore generale, Lo Storto, no? Sì, È proprio certo. questo, no? Sì. Il fatto di mettere in evidenza il momento difficile che stiamo vivendo, l'avversità, ma dalle quali devono derivare necessariamente delle opportunità. Dobbiamo essere Tu come stai bravi. colmando, per esempio, le tue lacune? Ah, a proposito, Distrat Gramsci scrive: Guglielmo, non mi dimenticherò mai quando ti sei fatto tutto il campo per venire ad esultare dopo un gol che hai fatto ad Ascoli sotto il nostro settore. Te lo ricordi questo gol che hai fatto ad Ascoli? Sì, perché non mi dimenticherò mai i crampi dopo quella corsa. Sì, mi ricordo, Tu non era. avevi un'esultanza prestabilita dopo i gol, no? No, Anche che perché? non sei un Perché attaccante. rispetto agli attaccanti erano talmente poche le volte che facevo gol rispetto agli attaccanti, e quindi era veramente inusuale. Però quando capitava, sembravo un pazzo, quando mi rivedo dico non è possibile. Però sì, mi Ti chiede ricordo. Domenico Auricchio anche, sì, Domenico Auricchio, ti intriga una possibile carriera da direttore sportivo in qualche società? Lo faresti il direttore sportivo? Ma oggi io sono libero, indipendente, sono un avvocato e gestisco il rapporto di lavoro tra l'atleta e le società. Lavoro all'università con i giovani. Ti saluta tuo fratello, vedi? Mariano, eccolo collegato. Piccoli problemi di connessione. Speriamo di. Ecco. Mi senti? Dicevamo, Sì, ora ti sento, sì. Nella vita? nella vita mai dire mai. Attualmente sono abbastanza sereno, soddisfatto per il lavoro che cerco di fare con tantissima passione, però potrebbe succedere, perché no? Amo il calcio, è il mondo che conosco e che ho vissuto per tantissimi anni. Però rispetto al ruolo di campo, quello che io ho scelto in questo momento è più quello dietro la scrivania. Questo mi sento di dirlo. E quindi, pur avendo il patentino UEFA B da allenatore, mi piacerebbe più continuare a fare quello che faccio. Ma come facevi a preparare un esame come quello da avvocato, che sono 6 materie, è una cosa interminabile, dura 12 ore? Come facevi a prepararlo durante le trasferte? Cioè, proprio banalmente, in pullman, dove ti mettevi? Ma io ero sempre nel mezzo, però credo che nella vita, se hai le motivazioni, se hai la determinazione, se hai perseveranza, riesci a raggiungere dei risultati che all'inizio sembrano inimmaginabili, però con il tempo ti accorgi che soltanto attraverso un duro lavoro, dei sacrifici importanti, puoi riuscire a raggiungere dei traguardi altrettanto importanti. E quindi io questo cerco di indicare ai giovani, cioè nella vita si possono raggiungere obiettivi straordinari soltanto se si fanno dei sacrifici, delle azioni straordinarie, Ma a soltanto per proposito, questo. tu dicevi che nel calcio c'è una microcultura, però io so che qualche calciatore l'hai convertito allo studio, giusto? Ma io ero in camera con Gagliardini, no? All'Atalanta,
lui mi vedeva spesso studiare e quindi mi auguro di essere stato un esempio per lui, così come per tanti giovani. Tant'è Gagliardini vero, studia alla LUIS in questo momento, ricordiamolo. Top athlete della LUIS. tant'è vero che Gagliardini è un top atleta alla LUIS e sta conseguendo anche attraverso ottimi risultati diversi obiettivi, quindi speriamo che sia una reazione a catena e che il mondo del calcio possa pian piano avere diversi, non solo i calciatori, diverse componenti che si preparino per il post carriera, perché poi diciamo, il calcio è comunque la terza, la quarta impresa d'Italia. Lo sport in generale rappresenta l'1,6% del PIL, muove 24-25 miliardi l'anno lo sport, e quindi io credo che occorrono competenze giuridiche, economiche diverse rispetto al passato e credo forse anche rispetto al presente. Quindi bisogna prepararsi, studiare e se si vuole rimanere in ambito sportivo bisogna farlo con professionalità, bisogna farlo con determinazione, bisogna farlo con passione e con disciplina. Sì. Il team manager della LUIS, qui, che della LUIS Juniores, ti dice: sei un grandissimo esempio e i ragazzi appunto ti prendono come esempio. Ma che cosa significa poi alla fine essere un esempio in due parole? Cioè, che cosa deve fare un calciatore, o meglio un uomo, o meglio un avvocato all'interno del sistema per essere un esempio? Come si dà l'esempio? Con i comportamenti. Non credo tanto alle parole, ma credo di più ai comportamenti, al rispetto delle regole, al rispetto del gruppo, al rispetto dell'allenatore, al rispetto dell'avversario, che non deve essere considerato un nemico da battere a tutti i costi, al rispetto nei confronti dell'arbitro, che in campo rappresenta l'arbitro, ma al di fuori potrebbe rappresentare le istituzioni. E quindi vedi Claudio come è importante veicolare questi valori dallo sport al sociale, perché poi ce li ritroviamo anche nel contesto in cui viviamo. Questo è. Ma chi è il presidente? Chi è il presidente che hai avuto, che ha capito di più l'importanza di certi valori nel calcio? Ma i presidenti in generale in questo momento sono più imprenditori e portati al modello business e meno all'aspetto etico del calcio, che ti dovrebbe dare il calcio. Diciamo la verità, il calcio è un'azienda, deve produrre, dovrebbe autofinanziarsi, ma in tanti casi questo non succede, tant'è vero che lo stesso ministro Spadafora ieri diceva il calcio, la Serie A rischia di diventare una bolla o lo è già una bolla perché tanti spendono al di sopra, tante società spendono al di sopra di quelle che sono le effettive capacità. Quindi sono pochi davvero quei presidenti che cercano di trasferire questi valori etici al mondo del calcio. Sarebbe auspicabile, sarebbe bello se si iniziasse a ragionare non soltanto di business, ma anche di valori etici, di valori culturali, di valori formativi, di valori educativi all'interno di un contesto come quello del calcio che ti dà tantissimo dal punto di vista economico, ti dà tantissima visibilità, però negli ultimi anni purtroppo bisogna dire che il calcio non ha dato il meglio, quindi bisogna cercare soprattutto di invertire la tendenza. È ovvio che bisogna sempre guardare gli aspetti economici, economico-finanziari, che sono quelli che poi regolano ogni azienda, ogni sistema, però non bisogna schiacciare quei valori umani, quei valori etici, quei valori morali che sono alla base di ogni contesto, di ogni settore. Quindi io mi auguro che questo momento che stiamo vivendo, ognuno di noi possa interrogarsi sul senso della propria esistenza, farsi delle domande, cercare anche una chiave di lettura rispetto
alla drammaticità dei chiarimenti attuali. Quindi io mi auguro che anche l'uomo, sotto questo punto di vista, faccia delle riflessioni e cambi, perché negli ultimi tempi, secondo me, sono prevalsi nazionalismi, regionalismi, populismi, razzismo, violenza sulle donne, sui bambini. Ecco, tutte queste situazioni rendono l'uomo una specie, una sottospecie animale. E io ho apprezzato moltissimo le parole del Papa, no? Certo, Cioè, chiaro. In quella piazza vuota, una cosa, un'immagine straordinaria, sicuramente. Senti una cosa, ma quando tu hai smesso di giocare, diciamo a livello professionistico, hai smesso di farlo a Pescara? Io so che hai un buonissimo rapporto anche col presidente Sebastiani, anche successivo al termine della carriera. Ci chiedono com'era il tuo rapporto con Zeman, dai gradoni in poi, diciamo. ma il mister è una persona che parla pochissimo, una persona silenziosa, però Però è un po' uno come te, uno fuori dagli schemi del calcio, no? Quindi anche per questo è interessante. sì, però dal punto di vista fisico, effettivamente la sua metodologia di allenamento rappresenta un unicum nel mondo del calcio, perché effettivamente i lavori, i gradoni, le corse sono particolarmente incisive, e quindi sicuramente ho avuto modo di conoscere una metodologia che forse è un po' diversa rispetto a quella attuale, perché ormai le nuove metodologie sono tutte basate su allenamenti che prediligono il contributo della palla, il contributo del pallone, quindi possessi palla, partitelle ad alta intensità, rispetto a quella che invece è una metodologia che secondo me negli ultimi tempi forse è stata un po' superata, non che non sia più valida, ma che è stata sostituita dalle nuove metodologie che prevedono sempre la presenza del pallone. Certo, qui ti chiedono anche Davide Colasanto, ciao Guglielmo, quale sarà la nuova riforma? Ho letto che Tommasi ha detto che il campionato non riprenderà, quale sarà l'esito e anche l'UEFA, quali saranno i scenari? L'abbiamo un po' detto all'inizio, no? Questo più o meno, Sì, quali saranno? l'obiettivo è quello di riprendere e di terminare regolarmente il campionato. Poi le ipotesi sono tre, qualora non dovesse terminare il campionato. La prima è la non assegnazione del titolo, la seconda è la cristallizzazione della classifica, cioè la classifica maturata fino ad oggi, seguire quella classifica. La terza ipotesi è playoff e Tu per quale playout. saresti? Ma io per nessuna delle tre, perché comunque ognuna delle tre rappresenterebbe tantissime polemiche, tantissimi scontenti e ripercussioni legali. Io sono invece per terminare regolarmente il campionato, anche ad agosto, però il E anche campionato. facendo 2 anni, hai letto che ha detto Stirpe, che lui in un'intervista alla Gazzetta ha detto: potrebbe essere un'ipotesi fare il campionato in 2 anni, ossia finire questa stagione a giugno 2021. È un'ipotesi praticabile? Giugno 2021, attenzione. Ma questo è difficile anche perché adesso c'è il problema di prorogare tutti i contratti dal 30 giugno al 30 agosto e di questo la FIFA già se ne sta occupando. Poi vedremo, però io credo che in questo momento fare delle previsioni per nessuno di noi sia facile. Bisogna soltanto attenersi a quelle che saranno le regole imposte dal comitato scientifico, dal governo, dal CONI, dalla FIGC, dalle Leghe, e questa è la catena di comando, però soprattutto ascoltare i medici per la ripresa degli allenamenti, perché se non abbiamo l'ok dal comitato scientifico, io credo che veramente si possano fare poche previsioni concrete. Sono soltanto delle ipotesi, ma al momento la cosa più importante è salvaguardare il diritto alla salute pubblica, il diritto di tutti, che è quello più importante. Dopodiché possiamo iniziare a parlare
sport, possiamo iniziare a parlare di calcio e mi auguro che da questo momento così drammatico possano derivare tutte quelle riforme per cambiare davvero il calcio e non solo il calcio, il mondo dello sport in generale. Ma da calciatore avresti fatto una battaglia se, diciamo, la Lega, la Federcalcio fosse andata avanti a chiedere di giocare? Perché hai visto che Tommasi, per esempio, aveva chiesto subito uno stop dei campionati mentre si è cercato in qualche modo di andare avanti. Da calciatore avresti avuto una preoccupazione, avresti fatto in modo che ci si fermasse oltre alle porte chiuse? Sì. Mm-hmm. Assolutamente sì, perché ne va del diritto alla salute non solo, ecco, pubblica, ma anche di tutti gli sportivi. Tant'è bello che abbiamo visto che una partita come quella di Atalanta-Valencia cosa sia riuscita a scatenare, no? C'ero purtroppo anche, sì, esatto. In termini di contagi, anche sì. se da quel punto di vista non mi sento di condannare l'operato del UEFA, perché nessuno poteva sapere il 17 febbraio cosa poteva succedere dopo il primo caso di Codogno 15 febbraio. Certo. Quindi non lo condanniamo lì, però se posso permettermi lo condanniamo invece per Liverpool Atletico Madrid, per mettere una trasferta 4.000 tifosi madrileni a Colchoneros a Liverpool, diciamo che è stata una pagina triste anche dell'UEFA, secondo me quella. Sono d'accordo con te, condivido. No, sì. Il problema adesso è tutelare la salute, cercare di riprendere quando ce lo dirà il comitato scientifico e dopo iniziare a fare tutte quelle riforme strutturali per il sistema, perché alla base io credo che tutto debba ripartire da una rivoluzione culturale, mm-hmm. è quella a cui bisogna far riferimento, perché soltanto così possiamo uscire dalla palude in cui negli ultimi tempi anche il calcio si trovava. Speriamo bene, perché sì. Senti, ma tu questo tempo di quarantena, di arresto domiciliare, come lo chiama qualcuno, come lo passi? Cioè, come stai impiegando in modo costruttivo il tuo tempo, anche per dare qualche consiglio a chi ci sta seguendo? Ma cerco di rimanere un po' aggiornato su tutto quello che accade. Ovviamente hai maggior tempo per studiare, per leggere, per riflettere. Però è un momento che ci deve soprattutto far riflettere. Io credo che sia importante capire che l'uomo negli ultimi tempi ha trasgredito e ignorato forse uno dei comandamenti più importanti. Ama il prossimo come te stesso. E, sì. E quindi penso che bisogna ripartire da questo. Bisogna capire che tutto ciò che sta accadendo non è assolutamente casuale. E quindi mi auguro che da questa tragedia, perché è una vera tragedia, si possano poi ritrovare quelle giuste energie per riportare il paese, l'Italia, che è uno dei paesi più belli al mondo. Certo. Noi dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani innanzitutto, e riportare il paese laddove merita, facendo delle riforme, riportando al centro le scuole, l'istruzione, la formazione, l'università, la meritocrazia, la legalità, il rispetto per le istituzioni. Sono tutte queste le cose che dobbiamo ritornare a guardare, soprattutto con fiducia verso il futuro. Certo. Se ripensiamo a un altro periodo di crisi, il 2008 per esempio, nel 2008 tu eri alla Juventus, almeno la prima parte di stagione, se non sbaglio, giusto? Da gennaio in poi. Per te la Juventus è stato un punto d'arrivo o un rimpianto per quello che avrebbe potuto essere e che magari non è stato? No, la Juventus è un punto d'arrivo per tutti i calciatori, credo, perché è una società esemplare, è un'azienda, è davvero una società fantastica che ti mette nelle condizioni di fare al meglio il tuo lavoro. Ovviamente nel 2008 io ero molto più giovane di oggi,
Fu un'esperienza importante, seppur breve e di 6 mesi, però mi ha dato la possibilità di conoscere un ambiente nuovo, una società nuova, una città bellissima come Torino. Però il mio obiettivo era quello di ritornare a Roma, perché poi Roma è la città dove ho investito tanto, non soltanto dal punto di vista, come dire, non soltanto perché ho casa, ho lo studio legale a Roma, ma perché sono stati gli anni più importanti della mia vita, non soltanto calcistica, perché a Roma ho avuto modo di giocare nella Lazio, di fare la Ti Champions. salutano, vedi, i tifosi della Lazio intanto, vedi? Sempre collegati. E quindi Roma per me rappresenta la parentesi più importante, no? Dal punto di vista non solo sportivo, ma anche dal punto di vista umano. Tuttora vivo a Roma, ho il lavoro sostanzialmente su Roma, insegno all'università a Roma e quindi sono E ti abbastanza. alleni? Ti alleni, ci chiedono anche. Ti È stai mia. allenando? Perché la Luis con Valerio Giordano, che cura la campagna social, ha lanciato l'hashtag Resto a casa e mi alleno. Non so se anche tu hai mandato dei contributi video. Come ti stai allenando? Sì, mi alleno, noi abbiamo un programma personalizzato, un programma che ci ha dato la società e quindi anche noi portiamo avanti un programma che ci consente di, speriamo, di rimanere in forma perché poi quando riprenderemo dovremo riprenderci quello che abbiamo perso negli ultimi tempi. Ma vogliamo dire chi è il tuo allenatore alla Luis? È Christian Ledesma, Un altro grande laziale. col quale ho giocato un po' di anni fa nella Lazio, e quindi è arrivato quest'anno, si sta rendendo conto e si è reso conto subito di cosa sia il modello Luis. Stiamo facendo un buon lavoro, certo, possiamo fare ancora meglio, c'è Ma era sempre la meglio come libertà. centrocampista o come allenatore? Ma guarda, come centrocampista era un ottimo centrocampista. Sì. Come allenatore, ti dico che sta facendo delle ottime cose. Abbiamo iniziato molto, bene e credo che, abbia, delle qualità per poter, intraprendere questo percorso. Ovviamente il percorso d'allenatore, come lui anche sa, è un percorso difficile. Però lui ha avuto l'umiltà di partire da un livello che gli consentirà soprattutto di imparare, perché poi la Luis ti dà la possibilità di confrontarti anche con un gruppo di lavoro diverso, un gruppo di ragazzi preparati che studiano e quindi puoi anche confrontarti con persone diverse. Noi abbiamo dei ragazzi eccezionali all'interno del nostro gruppo che sono stati i fondatori di questo progetto. Leo Cisotta è il fondatore, è uno dei primi. Grande Leo Cisotta, un simbolo del calcio della Luis, veramente. Ma ce ne sono tanti altri. C'è Andrea Chiriatti, il team manager. Ce ne sono tantissimi. Andrea Costa, che prima giustamente adesso si occupa un po' più della Juniores, Filippo Agostino, Barone, ce ne sono tantissimi ragazzi che da anni portano avanti questo progetto e credo che lo stiano facendo molto molto bene. I Cinti, i Carbone, i Maestrelli, che conosciamo benissimo, no? Anche per quello che è stato il suo percorso familiare, no? Storico. Senti, se dovessi, cioè chiaramente, assolutamente, Maestrelli, certo, ma quello che ti volevo dire, se chiudi gli occhi, poi ti saluto perché abbiamo esaurito il nostro tempo, che chiacchieriamo così è passato un'ora, tra l'altro, Scusami se mi ma... sono dimenticato di qualcuno, magari vedi De Vincenzi, magari non l'ho nominato, si arrabbia, però Sì, io. no, no, infatti, nominiamo tutti. Ma lo sa, chi c'è lo sa, è sempre importantissimo. Ma se chiudi gli occhi, no? Il tuo ricordo più bello da atleta, cioè da calciatore, Lazio, Juve, Napoli, Lecce, ne hai passate tantissime. Qual è il ricordo più bello di Willy Stendardo, difensore centrale?
Lazio Real Madrid, Champions League, Stadio Olimpico, Stracolmo, 2-2, assist a Pandev, e credo sia stata una serata da incorniciare che io ricorderò per tutta la vita. Eh beh. E la tua Champions League invece a livello di studi qual è stata? Ma l'esame d'avvocato, quando sono riuscito a raggiungere l'obiettivo più importante per me, credo sia stato magnifico per me e soprattutto per la soddisfazione che ho dato ai miei genitori, perché è stato un percorso fatto di grandi sacrifici, con grandi sacrifici e grande motivazione. Credo che i miei genitori siano stati fondamentali, quindi devo ringraziare loro. E quindi dal punto di vista sportivo la partita con il Real Madrid è stata l'apice della mia carriera, ma dal punto di vista accademico, dal punto di vista dello studio, l'esame d'avvocato, essere riuscito a superare quell'esame, forse è stato l'ostacolo più grande. Certo, quindi diciamo che essere avvocato è la tua Champions League, insomma, questo sicuramente lo possiamo dire. Assolutamente, assolutamente. Senti, che allora giovedì al mezzogiorno noi avremo un altro grande appuntamento. Non so se ci vorrai seguire, se stai seguendo queste nostre chiacchierate che stiamo facendo. Li stai vedendo ogni tanto? Ecco, allora giovedì a mezzogiorno ti esorto a seguire Marta Zenoni, che è una mezzofondista italiana molto giovane, del 99, buon per lei. Tu sei dell'81, io sono dell'82, lei del 99, buon per lei. E Tokyo l'hanno spostata, gli esami no, quindi parleremo con lei anche di come studiare alla LUISS. Ci seguirai? Assolutamente sì, così come ho seguito anche il mio amico fortissimo Giorgio Avola. Grande Giorgio Avola, musicista, ma tutto lui. Con Marta, assolutamente. Io intanto ringrazio te, ringrazio la LUISS e speriamo di rivederci presto, tutti insieme. Perfetto. Grazie Guglielmo. Grazie. A presto. Ciao, 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 grazie. Ciao.